In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della Giudea, dicendo: Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli è colui che fu annunziato dal profeta Isaia quando disse: Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora accorrevano a lui da Gerusalemme, da tutta la Giudea e dalla zona adiacente il Giordano, e confessando i loro peccati si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano. Vedendo però molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: Razza di vipere, chi vi ha suggerito di sottrarvi all'ira imminente? Fate dunque frutti degni di conversione, e non crediate di poter dire fra voi: Abbiamo Abramo per padre. Vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre. Già la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più potente di me, e io non son degno neanche di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il ventilabro, pulirà la sua aia e accoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con un fuoco inestinguibile. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: Io ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me? Ma Gesù gli disse: Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Dunque, anche qui il Vangelo di Matteo introduce la figura del Battista. La introduce nel momento in cui è entrato a far parte del disegno di Dio come la voce di uno che viene e grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, come aveva annunciato il profeta Isaia. Giovanni Battista ripeterà quello che il profeta Isaia diceva: i monti saranno abbassati, le valli saranno ricolme, raddrizzate tutte le vie, preparateli per l'arrivo del Signore. Questa era l'immagine escatologica che aveva tirato fuori Isaia, proprio preannunciando dei tempi nei quali, come un grande tsunami sulla terra, la livellasse come fa l'onda del mare quando va su oltre la solita battigia e, penetrando la sabbia ancora asciutta, piena di orme, tutte le cancella e livella. Quello che di strano
esiste in questo Vangelo è la risposta che Gesù dà a Giovanni, che vuole che sia Gesù, in un certo senso, a dovere battezzare il Battista. Gesù gli risponde: lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia. Ora, sembrerebbe proprio che invece così si adempia ogni ingiustizia, perché la giustizia vorrebbe, proprio in linea con quanto sosteneva Giovanni Battista, che fosse il maggiore a battezzare il minore e non viceversa. Ma qui bisogna cominciare a notare l'idea di Gesù, che il maggiore è il minore, che il primo è l'ultimo e si presenta come primo se si presenta umilmente come ultimo. Quindi ogni giustizia è rispettata quando palesemente si contraddice questa realtà di questo mondo, che imporrebbe che chi ha dia e chi non ha riceva. Invece, nell'ottica straordinaria di Gesù, e lo vedremo meglio andando avanti, è chi non ha che deve dare ancora a chi ha, a chi gli ha strappato. È un ragionamento veramente insolito, perché tutti quanti voi capite che sembra che ogni giustizia esista proprio nel verso opposto. Capiremo meglio questo perché quando avremo una chiara idea della percezione di Gesù come di questo mondo in possesso del maligno e un mondo che viaggia in una giustizia che deve essere assecondata, in una forza che deve essere assecondata, quella di Roma, una forza che non deve essere rintuzzata con la forza, ma che debba trovare un amore che ceda alla forza, proprio ad aiutare il disegno di Dio, che se ha messo questo mondo nelle mani dei forti e dei violenti, non lo contrastano, ma lo agevolano in questo essere nelle mani di Cesare, anziché in quelle di Dio, fino a volere perdere in questa opera interamente tutta la vita, proprio nel segno che Gesù dirà tra non molto: chi vuole salvare questa vita cerchi di perderla, e così la salverà. Il Matteo 3, in sostanza, è rilevabile anche perché la voce che venne dai cieli non disse con esattezza: questo è il mio figlio unico. Disse: questo è il mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto, presentando Gesù come il figlio prediletto di Dio, il primogenito nel quale Dio si compiace perfettamente. Non c'è ancora quella idea del figlio unico di Dio
che vedremo sarà introdotta successivamente. Ma io coglierei l'occasione della brevità del Matteo numero 3 per andare e proseguire nella lettura del Matteo numero 4. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo di aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». Gesù gli rispose: «Sta anche scritto, non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se prostrandoti mi adorerai». Ma Gesù gli disse: «Vattene, Satana, sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. Avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: il paese di Zabulon e il paese di Neftali sulla via del mare, al di là del Giordano, Galilea delle genti, il popolo immerso nelle tenebre fu visto una gran luce su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte, una luce si è elevata». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme con Zebedeo, loro padre, riassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del regno, e curando ogni sorta di malattie e di infermità del popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria, e così condussero a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guariva. E grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. Dunque, nel Matteo 4 abbiamo l'attentato di Satana a Gesù. Vedete, il Vangelo di Matteo è un Vangelo
allegorico. È un Vangelo pieno di fatti divini, straordinari. Ha introdotto in precedenza i re magi, che probabilmente sono stati frutto della sua necessità di avere l'attestato di questi grandi maestri che, inseguendo una loro stella, rendessero palese quello che ci si attende quando nasce il Figlio di Dio, che ci sia una stella che sia vista, sia seguita e alla fine ai piedi della stella si trovi il giaciglio del Figlio di Dio. Ricordate, aveva detto, aveva scritto che i re magi si rallegrarono quando videro sopra la grotta la stella. Provate a immaginare se esiste un segno plausibile in questa espressione. La stella ha una grandezza che voi conoscete. Non può essere realmente sopra la grotta. Potrebbe essere in lontananza nel cielo sopra la grotta. Però, ecco, certamente tutto ciò dipende da dove ci si trova in relazione all'entrata della grotta. Certamente se l'entrata è tale che, fronteggiando l'entrata, la stella è in cielo dietro la grotta, questa cosa diventa plausibile. Ma è senza dubbio una cosa molto piena di fantasia. Anche l'attentato satanico con queste parole a Gesù è tutto pieno, questo discorso, di una fantomatica lotta tra Satana e Gesù. È chiaramente visibile proprio quel concetto di questo mondo il cui re è Satana, al punto da potersi permettere di dire a Gesù: seguimi, adorami e tutti i popoli della terra saranno tuoi, a tuo servizio. Dimostrando questa capacità satanica di convogliare gli eventi nella linea di Satana. E nei confronti di questo dominio, di questa quasi proibizione di potere digiunare, ci sono tutte le cose che Satana induce come il tentativo di demolire la figura di Gesù. C'è quello in cui è scritto: gettati dalla rupe che vedrai, Dio ordinerà agli angeli di impedire che tu ti faccia male. E questo richiama alla memoria qualcosa che è accaduta a me, che poteva essere proprio un pericolo mortale per me. Io ho avuto Satana avversario quando ero bambino, fino all'età circa di 12 anni, cioè fino a quando io sono stato in quello che considero il mio paradiso terrestre, la zona di Salerno, perché avevo sempre infortuni, attentati alla mia vita. C'è stato quello a 2 anni e rotti in cui io sono stato sul punto di essere portato via da questo mondo, e a 2 anni e mezzo ci è voluto
un miracolo della Madonna annunciato a una bambina, per attuare la mia salvezza grazie a Maria Santissima, che ha fatto sapere a mia madre di non temere più, che ci avrebbe pensato lei. Ma successivamente, sempre lì a Felitto, quando ero bambino, una volta occorse la presenza e la prontezza di spirito di mia zia Emilia a impedirmi proprio questo che è descritto qui. Perché io, nella mia infanzia, un po' ingenua e aggredita proprio da qualcosa di satanico, avevo avuto l'idea di discendere dalla terrazza nello strapiombo che c'era oltre il muretto di cinta della terrazza. E ero già per metà al di fuori del muretto, in un tentativo di scalata di questa terrazza, in un muro di sasso che non dava nessuna speranza per un bambino che aveva un paio d'anni di vita. Ma Dio mi soccorse, venne mia zia e, vedendomi già oltre il muro, disse: cosa fai, Romanuccio, lì? Oh. E facendo finta di niente si avvicinò a me senza allarmarmi, e quando fu a portata di mani mi afferrò con forza e mi tirò da questa parte della parete. Un'altra volta io fui preso per le gambe dal mio amichetto Gianni, che avevo lì sempre nella casa dove sono nato, e mi teneva così penzoloni per i piedi, e il mio corpo era tutto verticale, in basso, e mentre ero così decise di farmi volare, mi lasciò. Io caddi con la faccia per terra e, urtando i denti per terra, mi si insanguinò tutta la bocca, e ricordo ancora ora che mi fu dato da bere del latte per pulirmi, perché la mia bocca sanguinava. Sempre questo mio amico Gianni Ivone, che aveva 3 anni più di me ed era sconsiderato anche lui, aggredibile anche lui dal maligno, sempre per mano sua, un giorno, mentre giocavamo a rincorrere, lui correva davanti e io dietro, entrò nel bugigattolo della terrazza, che aveva una porta che si apriva verso l'esterno, e così io mi trovai sulla strada lo spigolo della porta. Mi urtò con forza contro la fronte e mi produsse un taglio di cui ancora oggi io ho un accenno di cicatrice. Fu un ulteriore tentativo di Satana di farmi morire con un colpo sulla testa. Un'altra aggressione la ebbi a Ostigliano. Mi indusse a montare su un'automobile in corsa che nel paese di Ostigliano rallentava quando c'era la curva del paese, fino ad andare a passo d'uomo praticamente in quella curva molto accentuata.
Le automobili di allora erano le Balilla e avevano la ruota di scorta sul retro. E Satana, ma Satana che agisce attraverso la mente di un bambino, mi indusse a farmi portare in giro da quella macchina a sbafo, ossia a aggrapparmi alla ruota di scorta, e io ero così piccolo che mentre le mie mani si cingevano così la ruota nella parte esterna, le due ginocchia erano poggiate all'interno della ruota e così io ero aggrappato. Ma finita quella curva, che era l'unica curva del paese, la macchina cominciò a correre, raggiunse una discreta velocità e si sarebbe allontanata dal paese. Ed ecco il maligno che agisce su di me. Mi dice: e adesso dove vai? Su, buttati! E io mi buttai. Feci 6, 7 o 8 giri su me stesso. Ero diventato una palla che ruotava attorno a se stessa mentre, per l'abbrivio di quella macchina, mentre mi ero staccato e immediatamente avevo urtato con le ginocchia il suolo e poi la faccia e poi continuando a piroettare in questo modo sulla strada, che non era la strada asfaltata di adesso, ma quelle di sassi di un tempo, io rischiai la morte, ma ne uscii con qualche lieve sgraffio appena. Un'altra volta Satana tentò di farmi prendere fuoco, mi fece incendiare dei petardi che avevo in tasca e di cui facevo commercio a Ostigliano, perché io a quel punto abitavo a Salerno, andavo a Ostigliano e queste cartine rosse da una parte e gialle dall'altra, ognuna teneva 120 piccoli rialzi che, urtati con un martello o un sasso, esplodevano. Questi erano i petardi e avevo 7 o 8 cartine di queste, grosse così circa, una sull'altra, arrotolate in una tasca. Presero fuoco e ancora una volta io riuscii a spegnerle premendo tutte queste cartine da fuori, sui pantaloni, e mi bruciai la gamba destra con una ferita che impiegò del tempo a guarire e la cui cicatrice in rilievo mi è rimasta per molto tempo. Satana ha tentato di farmi annegare quando, con mio cuginetto Gennaro, un giorno da ragazzini al mare, e noi non nuotavamo, ma non sapevamo che quando c'era il mare mosso, nei giorni dopo la sabbia era molto inclinata. Noi conoscevamo più o meno lo spazio dove si aveva piede, che era rimarcato da dei pali. Quindi non avevamo dubbio di trovare mancante il fondo prima dei pali, 2 giorni dopo questa mareggiata. E così facemmo una gara, buttammo uno zoccolo di legno sul mare prima di questi pali dove avevamo piede. E poi, partendo dalla spiaggia, demmo il via e io e lui facemmo la gara per vedere chi era il più bravo ad afferrare uno zoccolo di sughero che galleggiava. Lo prese mio cugino, ma io mi accorsi immediatamente, quando cercai il fondo, che non c'era.
L'abbrivio ci stava portando tutti e due verso l'annegamento. Ebbene, io fui divinamente aiutato a galleggiare, a girarmi e a rifare a nuoto quella distanza di 3 o 4 metri per ritornare a riva, correre nuovamente da zia Emilia che, recatesi in tutta fretta lì, salvò Gennaro che stava annegando. Ecco, ancora una volta, le azioni concrete che San Matteo sta descrivendo come l'attentato di Satana fatto a Gesù, in Gesù sono tutti eventi così abbastanza critici che si riferiscono alla potestà del mondo, al rapporto tra Dio e il diavolo, tra chi crede in Dio e deve fare la volontà di Dio e il diavolo che non deve osare attentare a Dio. Ma sono sempre espresse così in questa figura allegorica, divina, mentre invece in me sono stati attentati veri e propri contro la vita, fatti contro di me in un momento nel quale io ero un bambino e potevo essere facilmente aggredito dal maligno che mi portasse via dal mondo. Satana ci proverà poi una volta ancora, però solo il 29 di gennaio del 2002, quando io avrei avuto l'età di 64 anni, tentò di portarmi via dal mondo, ma sortì solo l'effetto di dare il colpo di grazia al mio ignorare che cosa Dio si aspettasse da me, perché fu proprio quell'attentato alla mia vita e simultaneamente invece la presa di possesso satanica del Cristo staccato dalla croce della Chiesa nella stessa ora dell'attentato fatto a me da un pullman della Golden, ossia di Mammona. Fu proprio questo che mi indusse a scrivere la storia della mia vita, nella quale mi accorsi di tutto questo che era nella mia vita. Finito questo periodo di un tentativo fatto a Gesù che digiuna, di portarlo via attraverso anche la mancanza del cibo, perché una delle tentazioni è dici di trasformare se sei figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane. Ossia, a Gesù, che è volontariamente nel deserto a digiunare, dovrebbe servire un intervento di Dio che trasformi in un modo eccezionale dei sassi in pane, come se non avesse potuto prendere del pane normalmente, ma avesse bisogno di questa cosa, no? E voi sapete che io, ancora una volta nella mia vita, avrò due attentati in relazione a digiuni, proprio nel tentativo di aprire quel nuovo percorso che portava a Gesù, voluto dal Papa Giovanni Paolo II. Io avrei digiunato
57 giorni nel 1999, 55 nel 2005, per un totale di 112 giorni esatti di appetito. Ebbene, anche questa fame che io ho dovuto patire, in un certo senso, è stata scritta qui, come l'attentato di tutti coloro che non mi hanno detto con un miracolo tu trasforma i sassi in pane, ma semplicemente mangia, 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 agendo in sostanza proprio nella stessa spinta che Satana sta dicendo qui a Gesù, come il primo tentativo di interrompere questo che egli ha deciso di compiere, questo periodo di 40 giorni di digiuno nel deserto. Passiamo all'inizio della sua predicazione. Come ha iniziato Gesù? Nello stesso modo in cui ha iniziato Giovanni. Ha iniziato dicendo: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Che senso dare a queste parole? Quanto vicino il regno dei cieli? Voi tutti e noi tutti possiamo dire il regno dei cieli comincia con l'inizio della predicazione di Gesù che spalanca le porte al regno dei cieli. E quindi convertitevi perché quella parola che Giovanni ha anticipato, preparate il cammino, parole di conversione, ora hanno il loro seguito. Il regno dei cieli è vicino. È anche da notare come è così sbrigativo San Matteo nel raccontare l'impatto di Gesù con i suoi apostoli. Incontra Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare, gli dice: seguitemi, ed essi lo seguono. Da altri evangelisti sappiamo che le cose sono leggermente diverse. Infatti, per altri, il primo degli apostoli è chi era già apostolo, erano due fratelli che erano già apostoli di Giovanni Battista. È lo stesso Giovanni Battista che in un certo senso li invia come seguaci di Gesù. Pietro era recalcitrante, occorre il miracolo della pesca miracolosa per convincerlo. In 448 San Matteo sta iniziando la predicazione in un modo molto molto schematico. Vedremo in seguito come tutta la vicenda si evolve.